Buongiorno, buongiorno. Terzo giorno, anzi quarto, ho perso il numero. Quarto giorno, oggi andiamo a Monte Gazzaro, dovremmo arrivare a San Piero Sieve. Sono le 7:50, 10 minuti partiamo. Non partiamo mai prestissimo. E cerchiamo, ma che bello che sono questo cappello. Ok, senza sia meglio però. Allora, ho dormito al camping a Sergente e ho preso un bungalow perché non c'erano posti in camerata. In realtà penso di aver fatto l'affare della vita, perché un bungalow per 5 persone, tutto per me, doccia, letto matrimoniale, uno spettacolo. Niente, adesso prendete caldo e dopo andiamo, che oggi è una giornata intensa, dura, ma anche bella. Allora, dal Sergente stiamo tornando indietro, siamo tornati indietro ormai, circa un chilometro per imboccare il sentiero 52. Ah. Prego, caro! E praticamente andiamo verso Monte Gazzaro, che è l'ultima salita per ora, oggi è l'unica salita impegnativa. Dopo Monte Gazzaro c'è una discesa abbastanza ripida, si fanno circa 400 metri in discesa nel giro di un chilometro e mezzo, due. E poi dopo da lì andiamo sempre in discesa fino ad arrivare a quota 200 metri, dove si arriva a San Piero al Sieve. San Piero al Sieve abbiamo prenotato la fitta camera da Giulia, dove dormiremo e ci faremo una bella doccia. Chiedo tanto, almeno ho finito la colazione. Dai, 200 metri di strada dritta. Ma, eccola! Con la l'highlander del gruppo. Le cose che voi mortali non potete nemmeno immaginare. Cioè, qui c'è del bel bosco. Fino adesso abbiamo visto abbandonare due persone, uno del nostro gruppo, uno del gruppo di un altro gruppo, mia, che gruppo. E Guido, qui in parte a me, sì, no, no, è partito, no, certo, senza preparazione, con uno zaino da 15 kg e con tutti i mali del mondo, prosegue verso la meta di Firenze. Fantastica vista. Siamo arrivati a Monte Gazzaro, sulla cima dove c'è la croce. Tanti moschini ci sono. 1125 metri è il punto più alto della tappa, poi d'ora in avanti si scende e basta. La croce, alla croce c'è da firmare, e assolutamente nostro passaggio, anche se poi questi libri vengono bruciati in mezzo alla legna alla fine, però facciamo il nostro. Ta-ta-ta-ta. Ecco la croce. Thank you.
Eccoci, siamo arrivati al passo dell'Osteria Bruciata, tutta in discesa da Monte Gazzaro, impegnativa, occhio alle ginocchia. Voi tutto a posto con le ginocchia? Un po' io male. Tu male, bene. Allora, siamo arrivati a Sant'Agata. No, su. E niente, ci fermiamo a mangiare qualcosa, bere, siamo senza acqua, e poi ripartiamo. Stiamo andando a pucciare i piedi nel fiume, poi tra una mezz'oretta si riparte per San Piero al Sieve. Allora, adesso siamo ripartiti da Sant'Agata, stiamo andando verso San Piero al Sieve, abbiamo ripreso il sentiero, pausetta nel ruscello spettacolare, rinfrescata di piedi, rinfrescata di testa, di tutto, e adesso sul sentierino si apre quel bel panorama qua, che voglio dire, parliamone. Sono le 7:10, siamo quasi arrivati alla fitta camera Via degli Dei. Ho fatto un po' fatica a trovarlo, ma dovremmo esserci. E quindi ci siamo, Eccoci qua. Sembra non ci sia nessuno, ma ci sarà qualcuno. Ah, questo è il Mugello. Ciao.